Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Robin Forestelli, che mi chiede di parlare del disco, quindi mini recensione musicale del 1970 dei Black Sabbath, Paranoid. Secondo disco appunto per il gruppo inglese, praticamente inventore dell'heavy metal. Se il primo disco Black Sabbath era già un mezzo capolavoro con la canzone stessa fantastica, eppure molto derivativo ancora di un certo tipo di blues rock, con questo Paranoid in realtà si fa il salto e i riff diventano potentissimi e diciamo il tutto diventa veramente un'amalgama che si può definire totalmente metal nel vero senso della parola. Disco questo che ha avuto forse più successo di tutti dei nostri Black Sabbath, con appunto Paranoid, la canzone stessa che dà dalla title track del disco, che ha venduto uno sbotto. Ma partiamo dall'inizio: allora, Tony Iommi alla chitarra, Geezer Butler al basso, Bill Ward alla batteria e il grande Ozzy Osbourne alla voce. Questo disco si apre con un manifesto che era la grandiosa War Pigs. Parte subito con questo riff e questo tempo super rallentato che praticamente dà via al tutto il doom. Poi cambio di tempo, cambio di ritmica, stop and go fra gli strumenti e la voce del grandissimo Ozzy, che tira su una linea vocale eccezionale e un testo appunto esoterico, ma contro la guerra, di quelli che veramente che rimangono. Poi un cambio veramente notevole, la batteria sempre più potente, un basso che pesta che una bellezza, per poi aprirsi su un altro riff simil blues stavolta, che fa da sponda al solo psichedelico teso e allucinato praticamente del grande Iommi. Poi ritornano questi gli stop and go iniziali, con questo stacco poi che arriva questo ottimo arpeggio su una ritmica tosta e pulita. La coda finale appunto del solo è anche questa interessante e lucida nella sua psichedelia, quindi subito si apre con un capolavoro della musica rock tutta, un capolavoro del metal. War Pigs è lì e nessuno ce la toglie. Si prosegue con l'ennesimo capolavoro, altra corsa, Paranoid, seppur ricordante in un certo senso un modo di fare di Communication Breakdown delle Zeppelin, che ricordano però tutto, insomma, questo tipo di hard rock metal, per qualcosa devono sempre a loro, ai Cream e via dicendo. Ma è questo Paranoid, parte con questo riff secco sul Mi, semplicissimo, su cui parte cadenzatissima una batteria che è un Panzer e un basso che va dritto che è una bellezza, con un suono di chitarra veramente stentorio, che sembra quasi ogni secondo cedere in realtà, potentissimo però, ripeto, su una voce di Ozzy fantastica che viene tirata su appunto da un ritornello a dir poco eccezionale. Ottimo anche il solo tirato efficace per una canzone che va dritto 2 minuti e 48 di gioia pura, capolavoro anche questo. Terzo pezzo, altro capolavoro ma non di heavy metal, stavolta incredibilmente i Sabbath si spostano completamente in questa canzone psichedelica totale, con appunto questi innesti di pianoforte, con queste sonorità psichedeliche, con questa voce filtrata appunto tramite un amplificatore leggerissimo, con queste percussioni che sembrano arrivare quasi dall'Oriente, per un pezzo Planet Caravan che è assolutamente un altro pezzo micidiale, con una voce a dir poco stupenda e con una costruzione appunto con quel solo finale leggero che sposta l'attenzione appunto dopo due botte grosse come War Pigs appunto e Paranoid. Arriva questo pezzo che è un capolavoro, un altro capolavoro non del metal, qui è psichedelia quasi schizzata, quindi un esperimento che non si ripeterà quasi mai, ma che qui porta i Black Sabbath su un livello veramente altissimo, altro capolavoro e siamo a tre. Segue Iron Man con quell'intro con colpi di cassa, la voce meccanica appunto e la chitarra su quel mic che spacca, che è fra i più importanti. Poi parte un riff che è monolite puro, ritmica super potente, batteria super tosta, una voce anche questa volta in linea vocale perfetta, ritornello granitico, poi lo stacco centrale velocizza il ritmo con un buon solo e un basso sotto di battere veramente clamoroso, poi di nuovo scambio potente, mezzo tempo e riff che spacca tutto, finale con questo basso e batteria carichi a bestia che continuano a rendere ancora più importante la canzone, e il finale in coda in chitarra solo che ricorda quasi qualcosa di western, altro capolavoro e siamo a 4. Il primo lato diciamo sono 4 capolavori, il secondo lato probabilmente non è a questi livelli, ma siamo sempre con delle ottime canzoni. Electric Funeral per esempio non è un capolavoro, ma poco ci manca, riff fantastico con questo ritmo da Panzer rallentato, cantato bello, cupo e solido di Ozzy, un grande uso dello one e la chitarra, uno scambio centrale fantastico con un basso veramente ottimo, e lì si sentono anche echi di una chitarra blues, un'altra volta anche funky addirittura, e la voce risulta essere veramente eccellente. Altro pezzo comunque che non è un capolavoro, ma comunque è un altro pezzo veramente incredibile. End of Doom lo dice un po' la base stessa della canzone, anche qui c'è la base per il doom e tantissimo metal a seguire, ma anche tanto thrash metal, qui in realtà tanto death, tanto viene da questo disco. Qui si parte già con un basso che è veramente eccezionale, doppiato da una chitarra ottima, per un cantato con questa ritmica accennata, con questa ritmica percussiva, è una voce eccellente. Poi partenza della batteria con riff metal veramente bomba, si velocizza tutto, il cantato gli va dietro che è una bellezza, parte centrale dolce e bellissima in un certo senso, seppur psichedelica anche questa, più solo interessante, e parte finale d'atmosfera è di quelli che non si dimenticano. Rat Salad secondo me è il pezzo meno interessante dell'otto, in realtà un riff abbastanza risentito, una solo di chitarra discreto per un solo di batteria che non è niente male, ma non vale assolutamente Moby Dick per esempio, ad esempio proprio per come costruzione si lascia ascoltare, ma diciamo così è una specie di reperto dei tempi, ecco. Mentre la conclusiva Fairy Sweet Boots in realtà è di nuovo un altro bel pezzo, ottimo pezzo sul serio, con un riff stavolta forse più hard rock, meno portato al metal, si parte con questo solo di chitarra
primo piano, ben fatto. Poi il riffone meraviglioso e Stop and Go con la voce che veramente leva di culo. Un'altra volta cambio di riff e una voce che ritorna con ancora più forza. Grandissimo basso e batteria che hanno una potenza ritmica veramente enorme, la tecnica non micidiale ma la potenza veramente c'è tutta. Grandissimo stacco per solo centrale per un pezzo, insomma, che chiude un disco capolavoro della storia della musica rock tutta. Un disco che forse ha inventato l'heavy metal in quanto tale, forse no, non lo so, ma resta il fatto che comunque è un disco avantissimo, un disco veramente con almeno 4 capolavori e 3 grandi pezzi, è un pezzo un po' buttato lì ma che viveva per l'epoca, insomma, per me quindi è un disco indispensabile per tutti quelli che chiamano il rock metal, non metal, punk, post punk, dark, perché chiama il dark con me, chiama il gotico, e questo disco non può lasciarlo lì, insomma è un disco anche interessante con dei testi abbastanza intriganti, ripeto, suonato in maniera discreta, non sono degli ottimi musicisti incredibili ma sono dei musicisti, però ci mettono passione e potenza e si sente tutto, insomma è un disco secondo me micidiale, uno di quelli che ho consumato sin da quando sono ragazzino e continuerò a consumare. Il link di Paranoia di Black Sabbath è qui sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia. E poi ripeto, questo Paranoia di Black Sabbath del 1970 è un disco capolavoro del genere, ripeto, il primo lato è assolutamente intoccabile, nel secondo lato forse cala un po' la tensione, ma ripeto, io salto solo Rat Salad perché non me ne può fregare di meno della sola di batteria, ma tutto il resto è una compattezza micidiale, un disco assolutamente da avere.